dopo qualche minuto perché c'è pioggia e quindi abbiamo atteso che la gira di ingresso con calma le persone. Bene. Allora, buon di nuovo, buon pomeriggio a tutti e tutte. E ci incontriamo oggi con questo incontro che conclude il ciclo che è stato abbastanza lungo, abbastanza complesso e ricco di suggerimenti, di suggestioni, il ciclo Donne, un impegno che si rinnova. E per questo ultimo appuntamento è con noi questo pomeriggio la professoressa Maria Silvia Grandi, in qualche modo al suo esordio come relatrice per la società Dante Alighieri. E quindi è d'obbligo alcune note biografiche. Io ho avuto modo di conoscere la professoressa in un anno di mia presenza a Canova e di apprezzarla come docente. Allora, Maria Silvia Grandi è laureata in filosofia con una tesi in storia moderna presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Per alcuni anni ha collaborato a un progetto di ricerca finanziato dal CNR sotto la guida dello storico professor Gaetano Cozzi. In tale ambito ha pubblicato alcuni articoli e saggi in volumi miscellani. Dopo un periodo di insegnamento in diverse scuole della provincia, per circa 20 anni ha insegnato filosofia e storia presso il liceo Canova, che peraltro l'aveva vista già studente. In occasione del bicentenario della nascita del liceo, ha curato con la collega Glori Cappello il volume 1807-2007, il liceo classico Antonio Canova, due secoli di storia di un'istituzione scolastica. Avviato da qualche anno una ricerca sull'inserimento delle donne nella carriera universitaria presso l'Università di Padova e sulla evoluzione della presenza femminile nel corpo studentesco dello stesso Ateneo a partire dalla fine dell'Ottocento. La prima parte della ricerca ha dato vita ad un contributo apparso nel volume Dall'Università d'Elite all'Università di Massa a cura di Alba Lazzaretto e Giulia Simone. E da questo volume, immagino, poi ci confermerà, deriva la relazione fondata in ampia misura su fonti reperite presso l'archivio storico dell'Università di Padova. Infatti, la relazione Donne all'Università, studentesse a Padova dagli anni 80 dell'Ottocento al 1919, tratterà dell'evoluzione della presenza femminile nelle università italiane e metterà in risalto ancora una volta come le pioniere dello studio abbiano dovuto affrontare enormi sacrifici e molteplici difficoltà. Naturalmente il focus sarà sull'Università di Padova e la distribuzione della presenza femminile nelle varie facoltà, sulla base di analisi anche di aspetti sociali e familiari. Credo sia un percorso molto interessante, molto denso e soprattutto basato su fonti storiche, per cui lascio la parola alla professoressa. Grazie professoressa Vincitorio per la presentazione, grazie anche a nome delle amiche che hanno parlato prima di me e grazie a lei e alla società Dante Alighieri per averci accolto con grande disponibilità e grande attenzione. Vorrei, proprio perché sono l'ultima di un gruppo di amiche che hanno parlato da metà gennaio fino ad oggi, e vorrei citarle nell'ordine cronologico delle presentazioni: Mia Minisurgo, Gigliola Rossini, Antonio Piva e Cleia De Vecchi, che ci ha coordinato. Voglio ringraziarle perché, come dire, questa è il secondo anno per noi, è un'esperienza di condivisione di un progetto dal momento dell'ideazione a quello della realizzazione.
e sono questi i momenti in cui ci si sente gruppo, che sono esperienze sicuramente per questo molto positive. Ora, prima di partire con la presentazione, insomma, del mio lavoro, volevo fare due precisazioni. Una è relativa alle fonti. Accennava la professoressa Vincitorio alle fonti d'archivio. Sì, ho lavorato per qualche anno, prima relativamente alla docenza universitaria, cioè all'inserimento delle donne nella docenza universitaria, ma ora, ultimamente, in relazione al tema delle studentesse, in un grande archivio, l'archivio dell'Università di Padova. Le fonti a cui ho fatto riferimento, che ho visto, che ho esaminato, le citerò più avanti, spiegherò anche quali caratteristiche e quali informazioni mi hanno dato. Però volevo precisare sin d'ora, anche un po' per guidare l'ascolto, che proprio la tipologia di ricerca mi ha portato ad un lavoro prevalentemente di tipo quantitativo, quindi quello che ho voluto mettere in evidenza anche oggi è l'evoluzione di un fenomeno che ha coinvolto una quantità via via più consistente di studentesse. Questo non vuol dire che non mi soffermerò su qualche caso singolo, lo farò e lo farò soprattutto perché alcune delle studentesse sono state non solo pioniere nello studio ma anche pioniere poi nell'ambito del lavoro. Però privilegio il gruppo anche qui e quindi il fenomeno come dire nel suo complesso, perché a fronte di alcune eccezionali studentesse laureate a Padova e impegnate in ambiti di lavoro importanti, c'è una quantità considerevole di studentesse laureate che sono poi però rientrate nell'anonimato e questo è un discorso che farò relativamente soprattutto all'ambito dell'insegnamento. Proprio perché ha un carattere quantitativo il lavoro, voi vedrete parecchie tabelle con dati, ecco, spero di non annoiarvi, ma i dati sono fondamentali per sostenere la descrizione del fenomeno. Allora, la data, l'anno, diciamo così, di partenza per l'inserimento delle donne all'università è il 1875. Io però ho deciso nell'impostazione di questo lavoro in realtà partire dal periodo che precede gli anni 70 dell'Ottocento, perché è proprio dagli ultimi anni del XVIII secolo, nell'età e nella fase dell'Illuminismo, che si apre la discussione sulla istruzione, ed è una discussione che riguarda non soltanto le donne, le femmine, insomma la parte femminile della popolazione, ma la popolazione in generale. È nel corso dell'Ottocento, e già dalla prima metà dell'Ottocento, che gli stati in Europa incominciano a sentire l'istruzione come un elemento determinante della loro politica, come un ambito di cui occuparsi, soprattutto a partire dall'educazione primaria. Garantire alla popolazione, a tutta la popolazione, quindi maschile e femminile, una educazione di base. Era considerato un elemento fondamentale, un momento fondamentale per creare quella che potremmo definire un'identità nazionale. Questo è un percorso che inizia nell'Ottocento e poi si intensifica nella seconda metà del secolo, come vedremo. E quindi a partire dall'educazione primaria si va via via a garantire l'accesso anche alle donne, anche ai livelli superiori di istruzione, fino appunto all'università. Quindi l'università è in realtà un momento d'arrivo di un processo di evoluzione, di trasformazione, che inizia prima.
Qui ho citato una frase di Anna Maria Monzoni, 1864, so che leggerla oggi significa per noi leggere qualche cosa che si considera ovvio, ma nel 1864 Anna Maria Monzoni, che è stata una pioniera dell'emancipazione femminile, dice qualche cosa di straordinariamente importante per l'epoca, assolutamente rivoluzionario nella fase, nel momento storico, e questa concepire l'istruzione e il lavoro come, lei dice, le sole forze capaci di emancipare le donne, è un po' il senso anche della mia relazione. Ecco, partirei col dire che, e qui vabbè, c'è la foto che accompagna la locandina, volevo per dovere di precisione dire che in realtà queste studentesse non sono studentesse italiane, sono studentesse inglesi di Oxford. Ho fatto una ricerca di fotografie, non si trovano fotografie di gruppo di studentesse italiane, se non raramente, e quindi ho voluto comunque prendere queste studentesse che iniziavano a studiare all'università inglese in tempi abbastanza vicini a quelli delle studentesse italiane, come un'immagine simbolo di un percorso europeo, non solo europeo, insomma, quindi non solo italiano. Ora, venendo al caso italiano, va precisato che nella prima metà dell'Ottocento gli accessi allo studio per la componente femminile erano ancora quelli, diciamo così, dei secoli precedenti. Le famiglie più agiate ricorrevano a istitutori privati oppure a educandati monastici, quindi enti religiosi che istruivano le ragazze, mentre per quanto riguarda le classi popolari, per le classi popolari, nella migliore delle ipotesi, c'erano delle scuole religiose rurali e quindi, insomma, come dire, esperienze circoscritte e soprattutto circoscritte ad alcuni ambiti geografici. Il grande problema che in Italia è presente è il problema dell'alfabetizzazione. Io qui vi ho portato delle tabelle che parlano dei numeri, insomma, dell'analfabetismo in Italia. E non che non ci fosse il problema in altri stati europei, ma in Italia è particolarmente forte. Vedete 1861, l'inizio della storia, insomma, dell'Italia, del Regno d'Italia unificato, il 74,68%, via via, si va fino al 1927 con il 25%. Quindi lo Stato ha puntato sulla scolarizzazione, i risultati sono questi, anche se sono questi ma in maniera diversificata da parte del paese. Perché ecco, nella seconda tabella, nord 1861-71-1901, voi vedete che le differenze tra le percentuali di analfabetismo al nord e al sud sono assolutamente significative. Se poi da questo aspetto passiamo all'analfabetismo femminile, ecco ulteriori dati importanti, insomma, quello nazionale dal 74% dell'81 al 42% del 1911, effetti della scolarizzazione, seppure faticosa, lenta e in qualche modo anche, come dire, non del tutto favorita da condizioni effettive, e poi le percentuali invece delle diverse regioni, quindi vedete 50%, 1871 è l'anno in Lombardia, il Piemonte, e poi si scende e nella parte meridionale del paese si arriva all'85% e al 95%. Insomma, era un paese da alfabetizzare ed era un paese in
in cui questo problema venne appunto sentito come un problema ancor prima che ci fosse l'unificazione per quanto riguarda il Regno di Sardegna. Infatti la prima legge a cui voglio fare riferimento è una legge famosa, della legge Casati. 1859, nel Regno di Sardegna viene approvata una legge che è fondamentale, perché poi diventerà una legge del Regno d'Italia, quindi una legge italiana, ed è una legge che stabilisce, prima di tutto, la obbligatorietà, che era uno degli obiettivi fondamentali iniziali della scolarizzazione. Se si voleva far sì che gli italiani imparassero a leggere e a scrivere e in prospettiva fossero dei sudditi più consapevoli, bisognava assicurare una educazione elementare, e la legge Casati lo fa, affidando ai comuni il compito di organizzare le scuole. Sarebbero state create in ogni comune, distinte per maschi e per femmine, ma la legge Casati prevedeva la scolarizzazione per entrambi i sessi. La legge Casati non intervenne solo in questo ambito. Più avanti citerò la legge, perché introduce altri elementi di novità importanti anche relativamente a momenti successivi dell'istruzione. Poi nel 1877 la legge Coppino, che alza di un anno la obbligatorietà, e quindi 3 anni di obbligatorietà nella scuola elementare, e la scuola elementare diventa di 5 anni. Allora, va detto che la legge, come ben sappiamo, è una cosa, l'applicazione e la realizzazione dei risultati è un'altra. C'era un punto debole in quella decisione, peraltro importante, ed era affidare ai comuni. Non tutti i comuni avevano le risorse per poter creare scuole, non tutti i comuni lo fecero. C'era un altro problema, quello dei maestri e delle maestre. Bisognava, incrementare la loro quantità. Vi chiedo scusa, ho leggermente raffreddato. Bisognava incrementare la loro quantità. E poi c'era il problema dei genitori inadempienti. Infatti la legge Coppino stabiliva anche una pena pecuniaria, per i genitori che non rispettassero l'obbligo. Allora, queste due leggi toccano l'aspetto fondamentale dell'educazione primaria. Va detto che siamo dopo il 1861, dopo le elementari si poteva accedere al ginnasio, che poi apriva le porte di tutte le facoltà universitarie, oppure alle cosiddette scuole tecniche, scuole a cui di fatto andavano, i maschi. Dico di fatto e di diritto in qualche modo, poi diremo. Quindi in realtà l'accesso alla scuola superiore, alla scuola successivamente a quella elementare, era riservata esclusivamente ai maschi. La scuola a cui ragazze potevano accedere era la cosiddetta scuola normale. La scuola normale è una grande novità creata dalla legge Casati, ed era la scuola che preparava le maestre, i maestri e le maestre. Quindi nella scuola normale fu garantito fin dall'inizio l'accesso alle femmine. Questa novità della scuola normale è decisamente importante, perché è proprio attraverso questa struttura educativa che si formerà un consistente numero e una consistente presenza di maestri e di maestre nel paese. La settimana scorsa Clelia De Vecchi citava l'Associazione delle Maestre, nata alla fine dell'Ottocento, come una delle forme di associazionismo importante.
E lo è stata ed è stato straordinariamente importante il ruolo che le maestre hanno avuto in questo periodo. Anzi, vorrei dire che è stato, come dire, sono state il motore di una importantissima rivoluzione, insomma, è proprio attraverso l'insegnamento della scuola primaria che le donne hanno fatto il loro ingresso in un ambito di lavoro importante, consistente e via via più diffuso. Pensate che nel 1871 le maestre hanno il 42% della categoria, nel 1914 il 73%, quindi la presenza è diventata davvero, davvero consistente. Va detto anche che la scelta e la possibilità di accedere a diversi tipi di istruzione era sicuramente legata alle condizioni sociali delle ragazze, per cui ecco, noi vediamo che ovviamente, ma questo valeva anche per i maschi, insomma il ginnasio, il liceo erano fondamentalmente, accoglievano i ragazzi della medio-alta borghesia, mentre le scuole tecniche ovviamente vedevano soprattutto in questo periodo l'accesso dei ragazzi della piccola borghesia. Sarà così anche per le ragazze quando a loro, come diremo, verrà garantito la possibilità di iscriversi formalmente alle scuole superiori. E diciamo che nell'ambito delle scuole normali, quelle che preparavano le maestre, c'è stata una forte affluenza di ragazze che provenivano dal mondo appunto dei commercianti, degli insegnanti e di professioni che leghiamo alla piccola borghesia. Ora arriviamo ad un anno importante, l'anno importante è il 1883. A partire dal 1883 il governo riconobbe in qualche modo formalmente alle ragazze il diritto di frequentare i ginnasi, di frequentare i licei, di frequentare gli istituti tecnici. Ricordate che all'inizio dicevo il 1875 è l'anno nel quale venne garantita alle donne la possibilità di accesso all'università. È evidente la contraddizione. Si formalizzò l'ingresso delle donne all'università prima che ai licei e agli istituti tecnici. Questo è un esempio, credo, probabilmente dei tanti, della assoluta mancanza, come dire, di linearità anche della legislazione italiana, da una parte. Dall'altra, alcuni storici hanno sottolineato che probabilmente dietro a questa contraddizione c'era il timore presente all'epoca relativamente all'inserimento delle ragazze più giovani in scuole frequentate dai maschi. Quindi era più tranquillo di metterle all'università in un'età più avanzata, quando erano più grandi, rispetto a quanto non sarebbe stato farlo per quelle più giovani. Devo anche dire che mentre l'accesso all'università è stato garantito da un regio decreto Bondi 1875, nel caso della legalizzazione, formalizzazione dell'accesso alla scuola superiore, il percorso è stato, come dire, meno formale, se si vuole. C'è stato prima una sorta di sondaggio del ministro, che Baccelli era, ed era un clinico medico, e che ha chiesto ai presidi delle scuole se c'erano ragazze che frequentavano, perché in realtà non era impossibile farlo. Ecco, un'altra cosa importante da dire è che sia per quanto riguarda l'università che per quanto riguarda le scuole superiori era a discrezione dei rettori e dei presidi accogliere ragazze all'interno delle strutture
educativo, insomma, nell'ambito dell'istruzione. E questo, come dire, era una sorta di ambiguità. La legge di fatto precedente non escludeva le donne, ma non parlava delle donne, e il silenzio è stato per tanto tempo interpretato come un, come dire, un rifiuto, no? Come una non ammissione. Allora, il ministro prima fa un sondaggio, chiede se la presenza delle ragazze nei licei in cui erano, in cui stavano studiando, accettate dai prestiti, creava qualche problema, e quando le risposte ai prestiti evidentemente furono positive, decise di emanare una circolare, quindi non un regio decreto, attraverso il quale, la quale si formalizzò, ecco, l'accesso ai licei. Allora, va detto che, come dire, l'inserimento delle ragazze nei licei è stato lento. Questa è una foto di una maturità del liceo Canova nel 1910, una scuola maschile con un'unica ragazza coraggiosa, con un'unica ragazza coraggiosa. Vedremo foto simili anche per le studentesse universitarie. Nel 1888 le liceali erano, parlo a livello nazionale, 44 su 8.362 iscritti. Nel 900 iscritte nei licei pubblici 287, mentre più consistente la quantità delle ginnasiali, quindi si andava verso un incremento perché erano 1.178 e 3.900 gli istituti tecnici, erano istituti che portavano a professioni più vicine, no? In qualche modo anche da raggiungere. Ecco, diciamo che il fatto che poi queste studentesse fossero in numero così risicato, diciamo così, all'inizio per quanto riguarda le strutture scolastiche superiori, conferma anche il discorso relativo alle maestre, cioè invece l'affluenza delle ragazze alle scuole normali divenne sempre più consistente, appunto tale che ad un certo punto si decise anche di creare degli istituti magistrali di livello universitario, sono, come dire, i precursori delle facoltà di magistero, per intenderci, che dovevano specializzare ulteriormente. Ma la cosa singolare, l'aspetto singolare per voi delle maestre, è stato che le maestre, come dire, hanno amplificato il fenomeno dell'istruzione, perché non solo, come dire, sono state studentesse nelle scuole normali, non solo hanno insegnato agli italiani a scrivere e a leggere, ma hanno anche poi avuto bisogno, mano a mano che il fenomeno diventava più consistente, di insegnanti che le preparassero, e quindi l'ingresso delle donne nella categoria delle maestre trascina l'ingresso delle ragazze all'università, quantomeno in quegli ambiti, o soprattutto, come vedremo, in quegli ambiti in cui, nei quali la preparazione universitaria portava verso l'insegnamento, e quindi scienze naturali, come vedremo, da una parte, e lettere e filosofia dall'altra. Allora, volevo precisare, perché adesso entriamo nell'ambito dell'università, insomma, di quello che l'università è diventata nel corso dell'Ottocento, che il lavoro che sto facendo è un lavoro di contestualizzazione, anche, no? Perché, insomma, si può capire il fenomeno studentesse anche se si tiene conto di qual è il contesto in cui si inserirono, e il contesto dell'università dell'Ottocento è un contesto completamente diverso rispetto a quello delle università del periodo precedente. Nel corso dell'Ottocento
l'importanza che l'università assunse era, come dire, legata ancora una volta all'esigenza dello Stato. E diciamo che in sintonia con i cambiamenti politici, ma anche con i cambiamenti economici e sociali, in particolare dalla seconda metà del secolo, è nata l'esigenza di dare vita ad un livello di studio elevato, quello universitario, che fosse più specialistico sia in ambito scientifico che in ambito umanistico. L'università doveva creare la classe dirigente di una società moderna, sia in ambito, appunto, in entrambi gli ambiti, quindi in generale. Ed è in questo periodo che l'università assunse il suo carattere contemporaneo, cioè un'università, come dire, organizzata, un'università a cui lo Stato ha dato le regole, lasciandole ampia autonomia. È chiaro che, come dire, l'ingresso delle donne, come nei licei, anche nelle università, è stato un fenomeno lento, graduale. Le prime che si riunivano e che frequentavano i corsi universitari. È utile, come dire, dopo aver brevemente ricordato quel famoso decreto che permise alle donne di iscriversi, 3 ottobre 1875, lo leggo, non perché il contenuto di questo articolo 8 che conteneva possibilità per le ragazze, garantiva la possibilità di accesso all'università, abbia chissà che significato, ma proprio perché questo le donne possono essere inserite nel registro degli studenti o degli uditori ove presentino i documenti richiesti. Tutto qui. Cioè, alle spalle c'è tutto quel percorso faticoso per arrivare all'inserimento, una riga e mezza di un decreto regio garantisce loro questa possibilità. Un documento di buona condotta, il diploma di licenza liceale o gli altri titoli equipollenti. Con la licenza liceale, come per i maschi, si poteva accedere a tutte le facoltà. Per quanto riguarda il diploma di istituto tecnico, con quello l'indirizzo matematico-fisico si poteva accedere alle facoltà scientifiche, non con agrimensura, non con insomma, l'equivalente di quelli che sarebbero oggi i diplomi per geometri e ragionieri, ma con un indirizzo che si riteneva più adatto per l'inserimento. Ecco un'altra tabella, quella delle iscritte all'università a livello nazionale. Dal 98, dalle 98 studentesse del 1893 alle 250, un nuovo 9 della scuola di farmacia, poi accenderò cosa sono le scuole, farmacia e ingegneria in relazione all'Università di Padova. Quindi vedete, notate nel secondo caso faccio anche il paragone, insomma il confronto tra il numero totale, tanto per avere un'idea insomma, della dimensione del fenomeno. E poi invece le laureate a livello nazionale in tre momenti diversi, 77-78 furono 4, nell'85-88 9, nel 1896-900, quindi gli ultimi 4 anni del secolo, 140, vedete che l'incremento c'è. E così anche, ecco qua, queste sono due giovani laureate, la collego alla foto della studentessa canoviana, siamo a Roma e siamo nella facoltà di fisica, ecco le prime due. In un mondo maschile, con tutto quello che questo volle dire, ovviamente. E mentre vado alla tabella delle laureate, ecco, 257 le laureate tra il 1877 e il 1900. In realtà
Si trattava di circa 220 studentesse, perché in realtà molte di loro, vedete, una trentina anche più, avevano una doppia, addirittura una tripla laurea. Accadrà anche a Padova, lo dirò, molte delle studentesse si laureano in matematica, poi in fisica, in lettere, poi in filosofia, a testimoniare la grande determinazione, ma anche la volontà di aprirsi più possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, che era poi l'insegnamento per queste facoltà. Ecco, i numeri, 147 lettere, scienze matematiche, fisiche, naturali, la vedrete spesso citata come scienze, questa facoltà poi si articolava in quelle che oggi chiameremo i corsi di laurea, e cioè matematica, fisica, chimica e scienze naturali in senso stretto. All'interno di scienze naturali a Padova c'è anche il primo, ci sono anche i primi anni di ingegneria, lo vedremo poi. Ecco, è già evidente quello che emergerà anche chiaramente dalla nostra analisi, e cioè che insomma, c'è una disparità di presenza ovviamente quantitativa. Ecco, a questo proposito, e prima di passare all'Università di Padova, qui rappresentata dal cortile interno della sede antica del Bo, voglio come dire, anche sottolineare un aspetto. 257, diciamo 220 laureate, alcune con più lauree. Il 50% di quelle 257 lauree era stato ottenuto in sostanzialmente tre grandi università, che erano Torino, Pavia e Padova. Cioè il 50% delle laureate esce da queste università. Fra le altre cose, e così inizio a parlare di Padova, va detto che nel 1873 l'Università di Padova è stata equiparata alle grandi università italiane, alle altre grandi università italiane. Le facoltà erano quattro: giurisprudenza, medicina e chirurgia, lettere e filosofia, scienze naturali. Ecco, la legge Casati aveva operato un altro intervento rivoluzionario relativamente all'università, perché in precedenza le facoltà erano tre: giurisprudenza, medicina e chirurgia e teologia. Viene tolta teologia, vengono introdotte scienze naturali e lettere e filosofia. Facoltà che troviamo nell'Università di Padova. E poi tra il 1874 e il 1876 vengono create due scuole che poi diventeranno nel 1935 facoltà: la scuola di farmacia, preparava i farmacisti, e la scuola di ingegneria. La parte alta, anzi la scuola di applicazione per gli ingegneri, il primo biennio veniva fatto all'interno della facoltà di scienze e poi si specializzavano in questa scuola. Nel 1935 diventeranno facoltà. Allora, se noi adesso passiamo al numero ai numeri che riguardano l'inserimento femminile a Padova, iniziamo ad accostarci alle protagoniste, alle pioniere di questo ambito, e sicuramente va detto, lo diceva anche la professoressa Vincitori all'inizio, ha sottolineato che dovettero affrontare, superare pregiudizi, chiusure, ostilità. Spesso dovettero allontanarsi da casa, trovando ospitalità, lo vedremo più avanti, nei collegi. In gran parte erano collegi religiosi della città. Insomma, i loro percorsi segnano sicuramente una fatica che, come dire, non
appare evidente o non appare chiara nelle carte che ho consultato, perché le carte che ho consultato sono quelle, tra virgolette, burocratiche. E per ogni fascicoli personali, e ne ho visti una novantina delle prime studentesse, lì viene fuori qualche aspetto sicuramente importante, e lo dirò, per sottolineare questo grande sforzo, questa grande fatica e anche la grande, diciamo, determinazione. Un percorso che inizia con numeri piccoli, adesso li vedremo, ma un percorso lungo, a tratti lento, ostacolato, che però è stato assolutamente incontrovertibile. E quindi da quando è iniziato è andato avanti, anche quando, come vedremo proprio alla fine, gli ostacoli diventeranno importanti. Ecco, iniziamo a parlare delle tabelle che riguardano Padova. Purtroppo queste sono più articolate, ma insomma, credo sia di facile lettura. Iscritte, ecco, una sola precisazione, iscritte a Padova al primo anno, non sono tutte le iscritte, ecco, al primo anno, dal 1000, quindi l'inserimento, insomma, dal 1886 al 1915, totale 258. Se noi mettiamo assieme i numeri delle facoltà prevalenti dal punto di vista quantitativo, 129, scusate, 100 le studentesse a scienze, 119 a lettere e filosofia. Gli altri numeri sono piccoli numeri, medicina 15, giurisprudenza solo due, di queste parlerò tra poco, e scuola di ingegneria nessuna. E poi c'è la scuola di farmacia, ecco, e il diploma, perché la scuola di farmacia si poteva puntare alla laurea oppure al diploma. E, alla fine dello schema, lo devo dire, vedete il numero delle elevatrici. Ecco, preciso immediatamente che le elevatrici non sono studentesse universitarie, però compaiono, è giusto farle comparire, perché a Padova, nell'ambito delle strutture universitarie, si ospitava anche la sede della scuola di preparazione delle ostetriche. Ce n'era una a Padova, una a Venezia, l'aveva creata la Serenissima Repubblica. Sono numeri enormi questi, le elevatrici sono tutte donne. Maestre elevatrici sono state le donne che si sono inserite nell'ambito del lavoro in maniera consistente. Quindi sono le pioniere, in un certo senso. Poi farò qualche considerazione sul ruolo che avevano. E mentre in questo schema vedete le prime iscritte al primo anno, quindi lettere e filosofia le prime, matematica, vedete la successione, vi ho dato anche il numero rispetto al numero totale della facoltà, e quindi vedete quali sono gli ingressi progressivi. Questo è un dato, come posso dire, che va poi completato con un discorso legato a cosa è avvenuto dopo, cioè cosa è avvenuto dopo l'89 per il 90 per lettere e via via. Perché in realtà, dopo quei primi inserimenti, le studentesse hanno avuto una presenza e una, come posso dire, crescita costante solo a lettere e filosofia, a scienze naturali, relativamente alla matematica. Per altre facoltà ci sono dei salti tra il primo anno di iscrizione e quello successivo. In alcuni casi bisogna arrivare alle porte della Prima Guerra Mondiale, nel caso di ingegneria, insomma, ma anche di fisica, per esempio, di chimica. Allora, al di là di questa osservazione, come dire, mi rendo conto che quelli che vediamo sono piccoli numeri. Fra poco vi farò vedere la quantità degli studenti all'Università di Padova, in tutta l'università, negli anni in cui stiamo parlando. Certo, se paragoniamo
queste presenze con le quantità totali di studenti risulta, come dire, la presenza assolutamente circoscritta. Eppure questa presenza assolutamente circoscritta è stata una presenza assolutamente rivoluzionaria, perché appunto, come abbiamo detto, le donne sono arrivate al vertice della formazione. Prepararsi all'università, come diceva Anna Maria Mozzoni, voleva dire prepararsi per un lavoro che poteva emancipare le donne. Non è così semplice il discorso, perché nel corso dell'Ottocento, una cosa volevo dirla sicura e brevemente, si nota che anche in ambiti che noi oggi definiremo progressisti, cioè di apertura al nuovo, quando si parla delle donne e anche quando si parla delle donne nell'istruzione, si pensa poi in realtà prevalentemente a un loro inserimento nel mondo familiare. È accaduto anche a un grande filosofo, Giovanni Gentile, che nel 23 pone le condizioni perché poi alle donne venga chiuso l'insegnamento in alcuni settori, convinto che l'istruzione fosse fondamentale, ma fondamentale se gestita all'interno della famiglia. Ecco, quindi figuriamoci nell'Ottocento, voglio dire questo. E così come vorrei anche notare che non bisogna pensare che le ragazze che provenivano dalle classi dell'alta borghesia o della nobiltà fossero maggiormente inserite, perché in realtà, come dirò, ce ne sono poche. E questo probabilmente perché allora si pensava, in quelle classi, che non c'era bisogno di lavorare, insomma, no? Quando si poteva, grazie a una conoscenza erudita, partecipare a conversazioni di salotto, poi non si pensava al lavoro, all'impegno in quello. Le ragazze della borghesia, sì, le ragazze della borghesia, assolutamente sì. Allora, volevo tornare un attimino su un dato, quello di giurisprudenza, perché giurisprudenza è, come dire, una grande assente con l'ingegneria. Ecco, allora volevo da una parte sottolineare che ci furono poche iscritte, le prime due, quelle che vedete nominate, sono due studentesse russe. Ci furono poche iscritte perché in realtà fino al periodo successivo alla prima guerra mondiale, e nel caso di ingegneria anche un bel po' più in là, non si potevano le donne laureate in giurisprudenza iscrivere all'albo degli avvocati. Non si potevano le donne laureate in ingegneria iscriversi all'albo degli ingegneri fino al 1928 per gli ingegneri. E quindi, come dire, è chiaro che questo era un effetto di disincentivare, no, l'iscrizione. Ciò nonostante, c'è la famosa Lydia Poet, credo sia stato fatto anche uno sceneggiato di recente, lei è riuscita, laureatasi a Torino, non è padovana, è riuscita a iscriversi all'albo degli avvocati a 65 anni. Pensate quanto ha dovuto aspettare. Intanto aveva fatto pratica forense aiutando in uno studio, come non poteva gestirlo in prima persona. Le prime studentesse di giurisprudenza sono due ragazze russe. Qui abbiamo il diploma di licenza del liceo di Varsavia di Raisa Olkhenita. Cito lei perché lei ha frequentato tutti e quattro gli anni di giurisprudenza a Padova. Poi però non si è laureata, non c'è traccia della sua laurea. In compenso è diventata una scrittrice, è rimasta in Italia ed è una delle più importanti traduttrici dal russo. Perché le ragazze russe? Guarda, è una presenza questa di queste due ragazze, l'altra ha frequentato per due anni, poi si è ritirata. È una presenza che ritroviamo in diverse facoltà e che troviamo in diverse università italiane. Le ragazze russe, le ragazze, come dire, delle classi più agiate, venivano a studiare in Italia perché in Russia non potevano farlo
e in particolare quelle che, come Raissa o Olchienica, erano ebree. Cioè lo studio di alto livello era loro precluso. E quindi le famiglie più agiate garantivano alle ragazze, alle loro ragazze, in altri paesi, la possibilità di avere un'istruzione di alto livello. Ricorderete sicuramente Anna Kulishoff. Anna Kulishoff ha iniziato a studiare medicina a Zurigo, ha finito a Milano, poi è stata anche a Padova per un breve periodo in fase di specializzazione in ginecologia. Ecco, dicevo, la crescita dell'Università di Padova, questo è il totale degli studenti, dal 1882-924 al 1919-20 sono arrivata all'anno, poi anche quello conclusivo per il momento di questa mia ricerca, ma già 18-19-2475, la crescita è importante. Ecco, pensate che dal 1915 le studentesse costituivano un quinto della popolazione, però in quel quinto c'erano anche le levatrici e c'erano anche le uditrici, chiamiamole così. Dopo ne parlerò. Se togliamo queste, il numero delle studentesse rimane ancora abbastanza ridotto. Ecco, volevo soffermarmi su un altro aspetto, perché la mia ricerca e la mia presentazione tocca ovviamente soprattutto la questione dello studio universitario. Ho già accennato al tema delle levatrici. Volevo anche accennare a questa presenza delle uditrici, perché se noi prendiamo, io la prima fonte fondamentale che ho utilizzato per tutta la parte quantitativa sono gli annali. Negli annuari, a partire dalla fine degli anni 70, venivano elencati i nomi delle studentesse e degli studenti facoltà per facoltà, anno per anno, li ho passati tutti per raccogliere il numero, un lavoro consistente e anche faticoso per la mia vista soprattutto, ma insomma era fondamentale farlo. E in quello compaiono, negli annuari compaiono anche i nomi delle uditrici. Era stata proprio la legge Casati a permettere alle ragazze di iscriversi ad un anno di corso, di frequentare un anno di corso come uditrici. Poi, se alla fine di quell'anno di corso avevano svolto un esame, avevano una sorta di attestato. Questo attestato è stato per molte ragazze, come dire, il titolo attraverso il quale poi svolgere l'attività di istitutrici private nelle famiglie. Comunque, diciamo così, rimane come per molte studentesse che poi scompaiono dagli annuari, quindi poi non si iscrivono a tutto il corso di laurea, rimane l'unico modo attraverso il quale sono riuscite ad accostarsi allo studio universitario, all'università. Quindi vedete che in realtà è un mondo sfaccettato, no? Fatto di tanti elementi. Vengo alle, tra un po' finiscono le tabelle, vengo alle laureate a Padova dal 1885 in poi, ecco, zero giurisprudenza dal 1885 al 1915, medicina 3, erano 41 di scienze nel complesso, 68 di lettere e filosofia. Nessuna a ingegneria e in scuola di farmacia 4. Ecco, le tabelle che ho predisposto e proposto presentano dati che partono dal 1886. Mi soffermo un attimo su un aspetto particolare, perché in realtà prima di quella data, cioè diciamo che da quel momento in poi, quantomeno dal 1885 in poi, l'inserimento delle ragazze
si è fatto via via più consistente. Se noi prendiamo il periodo precedente, quello tra la fine degli anni 70 e la metà degli anni 80 dell'Ottocento, negli annuari compare solo un nome. Parlo di una studentessa, che qui io proprio faccio emergere come un caso a sé in questo senso, che ha frequentato la facoltà di lettere, si chiamava Vittorina Barbò, era veneziana, si è iscritta alla facoltà di lettere nel 1881, pensate che era l'unica su 12 iscritti, ma era l'unica studentessa su circa 900 studenti dell'Ateneo, quindi davvero la pioniera, diciamo, per eccellenza. Qui vedete la pubblicazione nella rivista Archivio Veneto della sua tesi di laurea sul nobile veneziano Andrea Querini, studio biografico. Si laureò con 93 su 100, dicono le tarme. Qui faccio notare un altro particolare che mi aveva molto colpito. Negli annuari dei primi due anni non risulta come Vittorina Barbò, ma come Vittorino Barbò. C'è un lapsus di scrittura di facile interpretazione. Dal terzo anno è Vittorina finalmente, insomma. Allora, tornando alla descrizione degli aspetti che caratterizzano il periodo, dicevo prima, molte venivano da fuori Padova. Quindi un altro aspetto che io vorrei, come dire, trattare sul piano generale è quello relativo alla provenienza geografica. È chiaro che ci sono ragazze che provengono da tutte le città e paesi del Veneto e del Friuli, furono, come dire, presenti nella comunità di Padova anche lombarde, molte da Mantova, alcune da Milano, da Brescia, da Pavia, venivano dall'Emilia, da Bologna, da Ferrara, da Modena. Si trovano piemontesi e poi in quantità più circoscritte abruzzesi, pugliesi, siciliane e marchigiane. Coloro che provenivano da fuori Padova trovavano ospitalità o nei collegi, come dicevo prima. Vi faccio vedere due foto d'epoca con il collegio delle dimesse, delle suore dimesse. Questa è una, l'altra la faccio vedere, perché se leggete la didascalia sotto c'è scritto che questa era l'ala femminile dove risiedevano le studentesse, oppure erano ospitate in famiglie, spesso in famiglie amiche, e questo probabilmente garantiva maggiormente la famiglia di provenienza. Spesso si sono spostate di anno in anno, di famiglia in famiglia. Ecco, questo discorso della, come dire, provenienza mi permette di introdurre un altro aspetto importante, che è quello della mobilità delle famiglie. E qui passo dal piano dell'analisi degli annali o annuari al piano dei fascicoli personali. Ne ho visti una novantina, in realtà le fonti sono tre annuari, registri, lì veniva tutto registrato, tutto il percorso universitario, esami, tasse pagate, lauree, votazioni in tutti gli esami, eccetera, e poi fascicoli personali. Fascicoli personali raccoglievano tutto quello che lo fa dalla fine degli anni, dagli anni 80 l'università, tutto quello che riguardava i rapporti delle studentesse. E allora, siccome questi rapporti comportavano spesso anche, intanto comportavano l'identificazione della famiglia. E se, come spesso accade, le ragazze chiedevano di essere esonerate dalle tasse universitarie, dovevano presentare una documentazione. Questa documentazione è nei fascicoli personali, lì si parla delle famiglie, chi erano i genitori, che lavoro facevano, che rendita avevano, quanti erano in famiglia, e da lì vengono fuori altre informazioni di carattere sociale, familiare, di cui io da questo momento vi parlo. E quindi, per esempio, viene fuori il fenomeno della mobilità delle famiglie. Cioè, i capi famiglia che operavano in settori lavorativi della
pubblica amministrazione dei servizi di Stato, quindi impiegati, ferrovieri, insegnanti, responsabili di settori della scuola, militari, erano spesso obbligati a trasferirsi da città a città del Veneto, ma anche da città a città molto lontane tra loro. In realtà nel paese c'era una mobilità che noi adesso non immaginiamo, anche perché adesso, vuol dire, poi ci sono anche regole che vincolano, almeno in certi ambiti, insomma. Quindi, in questo caso, i percorsi di studio delle studentesse risentirono di questo, perché spesso iniziarono le scuole superiori in una città e finirono in un'altra. Lo stesso accade per il percorso universitario. Qua io voglio citare il caso di due sorelle bravissime, Elena e Bianca Nannei. Il padre, Enrico Nannei, era un docente di matematica e ha scritto all'epoca importanti manuali scolastici. È stato preside a Bari, poi a Catania, poi a Venezia e infine a Genova. Le due ragazze, Bianca ed Elena, si diplomano all'istituto tecnico di cui il padre era preside con voti eccellenti, ma eccellente sarà tutto il percorso successivo. Quindi si sono distinte fin dall'inizio. Finiscono a Bari, la scuola superiore, e poi si iscrivono a Padova, perché il padre era preside a Venezia e loro studiano a Padova. Bene, entrambe si laureano in fisica, in matematica, quindi due lauree col massimo dei voti, e frequentano anche le cosiddette scuole di magistero. Erano scuole, queste, create da ogni facoltà e dovevano dimostrare la capacità, l'abilità delle ragazze come possibili future insegnanti, una sorta di abilitazione, chiamiamola così. Bene, le due sorelle Nannei ottengono due lauree e due diplomi di scuola di magistero. Poi finiscono a Genova, seguendo il padre, e una delle due, Bianca, diventerà poi incaricata, libero docente di fisica sperimentale, presso quella università. Questo aspetto mi permette di introdurmi in un altro argomento importante, che è quello relativo, diciamo così, alla composizione familiare e alla composizione sociale, diciamo così, delle studentesse. A questo proposito volevo sottolineare che, come dire, intanto la composizione familiare è una composizione che probabilmente ci aspettiamo, nel senso che le famiglie erano famiglie numerose. Si parla di 6-7 figli e si arriva anche a 9, non si scende mai sotto i 3. E spesso all'interno di queste famiglie faceva studiare l'intero gruppo di figli, insomma. Per cui l'impegno, diciamo così, economico era veramente consistente. Famiglie numerose e famiglie, come dire, nelle quali spesso l'unico introito era quello del padre, al massimo della madre. Prima di tracciare però quel percorso, questa parte, andiamo anche verso la conclusione, volevo fermarmi un attimo sulla preparazione delle studentesse, le scuole da cui provenivano. Allora, delle 90 studentesse di cui ho visto i percorsi, troviamo nominati i licei, i grandi licei del Veneto, insomma, licei di tradizione, la Maffei di Verona, la Filaretta di Vicenza, il CEI di Rovigo, il Canova di Treviso, il Tiziano di Belluno, i due licei di Venezia, Foscarini e Marco Polo, e ovviamente il Tito Livio.
studio. Per quanto riguarda l'istituto tecnico, era l'istituto Belzoni, quello di Padova, da cui provenivano. Bene, molte delle studentesse sono uscite dalla scuola superiore con voti, come dicevo, per le due sorelle Nannè di assoluta eccellenza. Qui ho riportato un attestato di merito riconosciuto a Elena Fambri nel 1906, liceo Foscarini. Riconosce l'alto, insomma, livello di preparazione di Elena. Elena è un personaggio particolare, figlia di un uomo politico veneziano, spirito particolare, il padre ha dilapidato una parte delle sue ricchezze per creare una scuola professionale di merlettaie a Burano, lasciando poi però, quando è mancato, la famiglia dei problemi economici che hanno fatto sì che questo poi si ripercuotesse sulla vicenda personale. Elena inizia a studiare medicina a Padova, poi dovrà trasferirsi a Roma perché a Roma c'è un parente che la può aiutare. Elena diventa medico e la ritroveremo più avanti in un contesto particolare che è quello della Prima Guerra Mondiale. Ecco, molte, dicevo, le eccellenze. Il percorso delle ragazze non era solo caratterizzato dalla mobilità delle famiglie, spesso è stato influenzato, fortemente influenzato, dalle, come possiamo dire, vicende legate allo studio, insomma, molte ragazze iniziano in una facoltà e poi continuano e si spostano in altra. Non era semplice seguire alcune facoltà, sicuramente operavano in un contesto che probabilmente non era loro del tutto favorevole e dovevano farlo mantenendo spesso anche livelli alti di voti se volevano poi avere l'esonero delle tasse. Insomma, alcune di queste studentesse hanno avuto percorsi molto complessi. Qui ho portato, attraverso questo diploma del liceo Canova, Carolina Spessa. Carolina era trevigiana, residente in via Manin, dopo la licenza, peraltro conseguita con buoni voti, su tutti 7-8 i voti di Carolina al liceo Canova, non accade per tutte, avremo altre cose che suonano un po' contraddittorie nel percorso di studio dalla scuola superiore alla laurea, ma non nel caso di Carolina. Si iscrive a farmacia e poi nel 1903 chiede di passare a medicina, frequenta 2 anni di medicina e a un certo punto scrive al rettore. Nel fascicolo personale c'è una lunga lettera di Carolina, la quale dice: io ce l'ho messa tutta, ho fatto tutti gli esami dei primi 2 anni di medicina e anche con una valutazione adeguata, ma non ce la faccio. Lei usa la parola riluttanza per definire questa condizione di fatica nel continuare gli studi. Confesso di essere andata subito a vedere nell'elenco degli esami l'esame di anatomia patologica, perché pensavo si fosse arenata lì Carolina, invece l'ha fatto anche con un punteggio alto. Riesce ad ottenere il passaggio a scienze nel 1906, si laurea e nella diploma di scuola magistrale, quello che dava una sorta di riconoscimento, di abilitazione all'insegnamento, la sua preparazione veniva definita, ha dimostrato attitudini speciali per l'insegnamento. All'interno di questi esami frequentavano la scuola magistrale contemporaneamente negli ultimi 2 anni, quindi studiavano all'università e facevano gli esami, seguivano le lezioni a scuola magistrale. Alla fine dovevano tenere una lezione e poi essere interrogate su questioni metodologiche relative all'insegnamento. Ecco,
se noi, come dire, guardiamo i voti di laurea delle studentesse, troviamo anche qui delle vere e proprie eccellenze. Allora, vengo alle professioni dei genitori e all'ambito sociale, quello che emerge dai fascicoli personali. Dicevo, l'università è stata uno strumento importante per la borghesia, in particolar modo per la piccola borghesia, per trovare, garantire ai figli, anche alle figlie, una affermazione sociale per il futuro. Ed è vero, perché se noi andiamo a vedere le professioni dei genitori, in gran parte di quelle 90 ragazze, i genitori appartengono a quella che definiremo piccola o media borghesia. I padri erano proprietari di negozi, artigiani, impiegati, le madri a volte maestre. Per altri, i genitori, i padri nello specifico, erano rappresentanti della media o medio alta borghesia, erano insegnanti, avvocati, medici, farmacisti, ingegneri, presidi. Ho trovato un provveditore, ho trovato direttori di ente dei tabacchi, mi ricordo, di Venezia. Insomma, i loro introiti erano alti, se paragonati a quelli ovviamente delle classi più basse, degli stessi rappresentanti della piccola borghesia. Però se noi consideriamo che avevano un numero di figli elevati e garantivano a tutti lo studio, e se teniamo presente che un medico condotto, l'ho ricavato sempre dai fascicoli personali, agli inizi del Novecento poteva prendere dalle 2.000 alle 3.000 lire annue, e se pensate che le tasse di iscrizione annue variavano anche allora da facoltà a facoltà e poi variavano da anno a anno, però mediamente erano di 100 lire annue. Però voi pensate cosa voleva dire mantenere 5-6 figli all'università, e per di più se la famiglia non era residente a Padova, garantendo anche loro il mantenimento. Questo ovviamente è un fattore che va ricordato, e così come va ricordato che da una parte le ragazze spesso, a parte chiedere la famosa esenzione dalle tasse, lavoravano durante l'università, molte facevano ripetizioni, ho trovato persino una ragazza che in realtà faceva la maestra, per poter frequentare l'università doveva letteralmente pagare la persona che la suppliva a scuola, cioè le proprie tasche, come dire, era un mondo ancora molto privo di garanzie in molti ambiti. E quello che mi ha colpito di quelle famose 90 ragazze è l'assenza di, la presenza molto ridotta di famiglie della alta borghesia o della nobiltà. Una giustificazione l'ho già data prima e la ripeto, insomma, probabilmente in quegli ambiti non c'era quella pressione impellente per far ottenere i figli e quindi anche alla famiglia e quindi anche al proprio gruppo sociale un riconoscimento. Questo è un discorso abbastanza importante. Veniamo ora ad un aspetto che è quello di ciò che, diciamo così, aspettava poi dopo la laurea. Che cosa le ragazze hanno fatto? E qui è come dire, è un grosso problema in realtà questo, perché di molte di loro non c'è nella documentazione che io ho visto, che è quella universitaria, non c'è traccia di quello che è stato fatto. Per alcune io ho trovato il percorso successivo, ma sono coloro che si sono poi distinte di alcune, tra un attimo infine parlerò, e quindi c'è traccia in internet. Ma della grande quantità
delle laureate che per esempio poi con tutta probabilità con le loro lauree sono andate verso il mondo della scuola, nella documentazione universitaria non c'è traccia. C'è un piccolo capitolo aperto, perché, ripeto, ho intenzione di continuare, anche di continuare da un punto di vista cronologico per andare più avanti, ed è quello del consultare gli annali del Ministero della Pubblica Istruzione e vedere se ci sono le fonti relative. A quel punto si può collocarle, è un passo che cercherò di fare, ma volevo anche dire una cosa, che voi avete visto numeri molto elevati di laureate in facoltà che portavano l'insegnamento. Sicuramente era più semplice inserirsi nella scuola che non fare l'avvocato, beh, il magistrato fino agli anni 60 non ha potuto fare l'ingegnere, come posso dire, anche fare l'insegnante non era poi così semplice alla fine dell'Ottocento, perché all'inizio l'inserimento delle insegnanti fu solo nelle classi femminili. Quindi è vero che la popolazione scolastica aumentò consistentemente, però comunque questo limitava l'ingresso delle donne in quell'ambito. Ecco, allora, andando alla conclusione, dico due cose, qui ci sono delle slides che si riferiscono a due protagoniste. Una è questa professoressa Maria Binghinotto, si è laureata in fisica. Veniva, il padre faceva il pizzicandolo e vendeva legna da ardere, quindi un bel esempio di... È diventata la prima assistente dell'Università di Padova. Lo è rimasta per lungo tempo, questa era la prima pagina della sintesi scritta a mano della sua tesi, questo è il suo certificato di laurea. L'altra a cui volevo fare riferimento è la dottoressa Maria Belanda, non è la signora che vedrete in questa foto, però questo è un tenente medico, come sono state oltre 40 laureate in medicina italiane nel periodo della prima guerra mondiale, lavoravano a fronte, lavoravano nei campi, negli ospedali da campo, anche Elena Fambri, il medico di prima, si è impegnata in quello. La dottoressa Maria Belanda era un'anatomopatologa e lei si è data da fare negli anni della guerra non solo operando a San Giorgio di Nogaro, dove l'Università di Padova aveva aperto un ospedale che doveva da una parte occuparsi dei problemi del fronte, ma dall'altra anche favorire la veloce laurea degli studenti. Perché mentre nel periodo della guerra in molte facoltà si assiste a una riduzione dei corsi e quindi insomma anche delle lauree, insomma è un po' un'università singhiozzo, per medicina ci fu una crescita consistente, di medici c'era bisogno e delle donne medico, ripeto, 42 nel periodo della prima guerra mondiale, Maria Belanda insegnava anatomia patologica a questi giovani studenti. L'ultima di cui parlo è questa signora, Elvira Colli, è stata il primo ingegnere veneto. Ecco, torno indietro perché questa è il suo diploma al liceo Tiziano di Belluno, tutti e sei, anche in matematica e in fisica. È stato il primo ingegnere, 1920, vedete, la Domenica del Corriere titola, cioè mette in evidenza la figura di Elvira Colli e dice d'ora in poi le signorine venete potranno vantarsi di avere il primo ingegnere, donna. È stata come dire, molto impegnata anche nella difesa dei diritti delle ingegnere e delle architette, ha fondato la IDIA, che è l'associazione insomma, che doveva tutelare i loro diritti. Prima ingegnere veneto, ingegnera veneta, e terza in Italia. 1919 riprendono le attività dell'Università di Padova e c'è un salto di iscrizioni.
Mi fermo al 19 per dire che questo salto è interessante e importante perché avviene in un anno storicamente fondamentale nella storia del Paese. È l'anno della nascita di nuovi partiti, il Partito Popolare, l'anno del passaggio dal sistema di voto uninominale a quello proporzionale. Cioè, è un anno di apertura verso il nuovo. E la Prima Guerra Mondiale è stato un elemento determinante anche proprio per l'emancipazione femminile, non dico nulla di nuovo, ma anche per le studentesse, evidentemente, perché molte studentesse e così come molte lavoratrici hanno dovuto prendere il posto di coloro che non sono tornati dal fronte, insomma, e hanno nel periodo della Prima Guerra Mondiale dimostrato la loro capacità di lavoro, di impegno anche in settori in cui in precedenza non erano state impegnate. Quindi il 19 è un momento di crescita con la speranza di una possibilità di un'ulteriore, come dire, evoluzione. Sappiamo che questo verrà poi fermato, bloccato in metà del fascismo e quindi e soprattutto ricordavo quella senza valutazione, eliminazione delle donne dal 1926 dall'insegnamento di italiano, latino, greco, storia, nei licei, nei studi tecnici. Ecco, il futuro vicino poi è un futuro di nuovi ostacoli evidentemente rispetto al 19. Scusatemi, ho ricordato e vi ringrazio per l'attenzione. Continuato ad ascoltare, purtroppo il tempo non ce lo permette perché ci sono tanti spirali che potrebbero essere approfonditi, ma c'è quasi uno studio proprio certosino e anche una, mi sembri, affezionata a queste fanciulle che emergono da queste carte, cioè non sono carte così vuote, ma hanno un'anima che credo sia venuta fuori stasera. Interessante anche tutto il percorso sulla scuola, ma quello che mi ha colpito di più è questa capacità delle donne di laurearsi in tante discipline, cioè di avere più lauree, quindi dovremmo imitarle, dovremmo capire quali tecniche adottassero per riuscire così bene. Abbiamo solo pochissimo, se ci sono delle domande velocissime. Non vedo. La domanda no, è quella di continuare. Infatti. Per verificare un grandissimo cambiamento della diffusione degli studi per le donne. Sì, è il mio proposito. Per le docenti ero arrivata fino agli anni 60 e 2006. Solo che era più semplice, qui i numeri si fanno, però sicuramente l'idea era quella di arrivare al 1940. Con la digitalizzazione sicuramente tu riuscirai a andare in modo più spedito, perché forse saranno stati anche digitalizzati questi... Le fonti universitarie, sì, li trovi in rete, non i fascicoli, cioè trovi gli annuari, però è possibile consultare così. Sì, quanti anni questa ricerca? No, sono state delle interruzioni. Sono di archivio per la parte delle studentesse più di 2 anni. Insegniamo ancora, ho iniziato a andare a Padova, mi ero preparato il terreno per il dopo. E poi ho continuato. Poi il Covid mi ha bloccato perché gli archivi sono stati chiusi e poi ho ripreso. Però insomma sì, l'intenzione è quella di continuare. Sì, noi siamo qua perché abbiamo tanta curiosità di conoscere grazie, ancora. Grazie mille. Grazie per questa meravigliosa relazione. Allora, vi do velocemente alcune informazioni. Prima di tutto vorremmo proporvi di organizzare una visita alla mostra Iuti Ravenna, l'ipotesi è il 22 marzo, quindi una visita che la Società d'Arte Liri organizza
so che molti l'hanno già visto, ma sarebbe importante verificare se ci sono ancora persone interessate. Successiva a questa visita, il 26, qui a Palazzo Rinaldi, c'è una conversazione molto interessante di Daniela Chinaglia su aspetti molto particolari e non diciamo canonici di Judy Ravenna, un percorso sulle lettere e su appunto approfondimenti legati all'uomo, all'artista e appunto anche alla personalità. Quindi se c'è qualcuno che già oggi vuole dare un'adesione, ma io manderò una comunicazione in modo da raccogliere le adesioni. L'incontro del 5 marzo, come avete visto, è stato annullato. Abbiamo un marzo molto denso, ci sono state delle variazioni rispetto al calendario che vi abbiamo dato, quindi il calendario precedente non fa testo, vi abbiamo dato i foglietti e il primo incontro di questo marzo dantesco è il 7, giovedì 7 marzo, con l'avvocato professore Garofalo, Luigi Garofalo, che è presidente anche della Fondazione Casamarca, su un tema specialissimo che forse impaurisce soltanto a leggerlo, è Dante in Döbler e Döbler in Kazantzakis. Io spero che vi curiosisca il titolo lo stesso, però non vi spaventate, è un percorso di un austriaco, di un scrittore del Novecento contemporaneo che è venuto a Firenze e che è stato addirittura ispirato, che si è ispirato a Dante e a sua volta poi ha ispirato anche Kazantzakis. Solo il titolo mi ha incuriosito, quindi ho fatto una piccola ricerca, speriamo che possano incuriosire anche voi, quindi vi aspettiamo qui il 7 alla solita ora, ma intanto pensateci a questa visita alla mostra di Judy Ravenna che poi avrà successivamente anche la conversazione di Daniela Chiara. Vi scriverò e vi manderò tutto. Poi avremo anche un'ulteriore uscita della preannuncio a Porto Suaro a un'altra visita, due mostre meravigliose, una è la continuazione della conferenza sul Russolo e quindi andiamo a visitare la casa e l'altra è la Dogaressa, che è appunto un'altra mostra molto interessante. Per tutte queste, e questa sarà prevista per il 3 marzo, quindi il 3 aprile, mercoledì 3 aprile. Quindi vi manderò tutto, abbiamo un'attività con la primavera, sì, anche la Dante così si apre al mondo esterno e alle visite e alla cultura. Grazie, grazie ancora a Silvia Grandi e grazie a tutte le donne, le relatrici di questo meraviglioso ciclo di conferenze che abbiamo ospitato, ma che abbiamo scoperte, per cui adesso siete all'interno del nostro percorso dantesco. Grazie e grazie a tutti voi per la presenza.